Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Blaze. Oggi siamo qui a portarvi la decklist del True Draco Post Banned che ha vinto l'LDS di Ancona. Grazie. Siamo in due perché c'è però questa è la lista Too Strong, first place. Abbiamo convenuto insieme che la lista True Draco innanzitutto sia la migliore da portare post banned, adesso che il meta non sia ancora ben delineato. True Draco è una certezza perché non ha perso stabilità, come ho già detto nel video sui commenti post banned che troverete a questo canale. Che non metterò come link oppure in sovraimpressione perché non sono capace. Abbiamo convenuto che la lista Demise, quindi Antimeta, sia la migliore perché finché Demise è a 3 ti consente un più 3 pulito. E già in come Invoked o Windwitch l'avversario dandoti le cose ti fanno solo briccare. Sì, puoi giocare meno nel turno dell'avversario perché tra quello ovviamente sono di meno, però il Masterpiece è molto più forte adesso, è più difficile da togliere. Come potete vedere non giochiamo l'extra, esatto. Quindi si capisce qual è il 3x di trappole che giochiamo, però lo vedremo nel mentre. Allora, io faccio la side dopo, vai. Sì, allora, di main un Innis perché non si può fare altrimenti, due Masterpiece e tre Maiden. Allora, non ci sono gli spellbook perché sì, sono una power play in più, però a lungo andare rischi di pescare solo la magia che non ti serve. Quello è un granato. Oppure ti serve come il granato con le brilliant. Sì, sì, oppure ti serve la normal, non è la normal aggiuntiva e quindi ti blocchi con quello lì. Poi non abbiamo giocato né le Windwitch né gli Eidolon perché sono carte brick e non ti permettono di giocare la carta più forte del meta che è Demise. Esatto, veramente incredibile che stia ancora a 3. Due bot, 3 no, perché nonostante a parte qualche carta sono capito, quasi Flavio, tutti 3 per, ci sta, cioè è forte, vai in più uno e c'è più mosse per giocare. 3 duality, si può giocare a 3, si gioca a 3. 3 terraforming perché avendo meno carte True Draco devi avere la possibilità di poterti searchare quelle che ti servono al momento. Al massimo Poseidon, ne togli uno o due se proprio sì, sei in matchup difficile, ma di main assolutamente ci vanno. E quindi 3 terreno, anche queste inspiegabilmente sono rimaste a 3 nel meta. Poi le 3 carte più forti che sono le Demise. Attacchi, fai danno e prima di passare vai in più 2. E poi il 6 per delle carte True Draco, anche queste spiegabilmente fortissime sono rimaste intoccate. Due cicloni. Io di me personalmente non ci rinuncio mai, troppo forti. Perché sono forti contro qualsiasi mazzo, specialmente in Mirror Match, specialmente adesso che non potendo addarsi le trappole di Dynamite, quell'unica trappola che hai, se che ha l'avversario in Mirror Match, se gli fai ciclone sulla trappola, il Masterpiece non entra, lo evochi tu e nel culo. Esatto. Sir, la carrozza è... Mono Upstart perché volevo giocare 3 Masterpiece che era un brick della Madonna, sì, ho sostituito un Masterpiece con Riccastro e Too Good. Mono Stormfort gigante su carte, vabbè, sia in Mirror Match su Masterpiece che di solito si fa in mona trappola al mostro, oppure su Crystal Wing o anche su Belze, su cazzate varie. Il 3x di Eruzione, che è il motivo per il quale non gioco l'extra. E devo dire che è una carta molto forte, in quanto di solito si tira Stand My Face per evitare il Kaiju e non poter attivarla dopo, però se la fai anche in catena gli effetti dei mostri mandi in un meno della Madonna. È una continua, la puoi anche tributare nei Mirror Match quando obiettivamente sì, non serve. Se la tiri Stand My Face e l'avversario ti fa il Kaiju, la carta fino all'End Phase continuerà comunque a workare. Diciamo una barrier di main che nei Mirror Match è completamente inutile, adesso almeno questa la puoi. Ho deciso di giocare, ero indeciso tra questa e tre quella che nega le continue, che magia mi viene... Tre deflector, scusate. Perché avevo visto che nel torneo non vi erano tanti True Draco puri e quindi ho pensato che questa potesse essere la scelta migliore, così si è rivelata. Una skill drain. Un po' di Villa Magna in ogni deck. Ultra, quindi ciao Villa, sei brutto com'è questo essere qui. Dai, povero Villa, povero. 3 Apocalissi. Un return, scelta nostra. E poi due cascate. Perché comunque alla fine questo qui possiamo anche chiamarlo Master Disturbo questo mazzo.
passiamo alla side, da notare uno Steelix. Ma cosa? Mono Dundurus. Abbiamo visto i Pokémon della quinta generazione, ma non schifo. Quelli un po' frustro. Allora, un po' di sleeves per chi volesse approfittarne. Se bussine si spaccano subito. Il warning di Villa, lo so che è di Villa. Ma è mio. Ah, ok, bravo. Warning perché, vabbè. Quando parti io. Master, è una delle poche auto, Master di Simone da aspettare alla fine. Tre tifoni, qua sono orgogliosissimo di questa scelta. Infatti lui ha perso un game contro di me con Tifone. Due scambio di anime, questi sono molto forti perché oltre ad essere un'ennesima auto a Crystal Wing contro Stop. Come è stato durante il match. Non si può sempre vedere, ma anche con i mostri random di altri tipi di mazzi, comunque con quello tributi, non fa la battle, ma vabbè, Good Demise, cioè ci si rinuncia spesso a non fare la battle, è troppo forte, Cosmic. È una moda a giocarne due di me nel terzo di side. Max se parti secondo contro mazzi tipo War Chalice o mazzi che speri sempre di pescare. Le barrier personalmente non l'ho mai sindate perché io l'ho sindate contro pure io contro True Draco Eidolon, ma alla fine io War Chalice non ferma i link purtroppo, che schifo. La carta skillata tirata una sola volta e mi sono beccato Twin Twist. Comunque infine, queste è una merda rara, devo denunciare chi me l'ha venduta, tutte rotte. È un'altra mia possente intuizione di Aneuata, perché sono forti contro tre mazzi. Ok, la metti contro Trickstar, c'è Leonidas DDD che fa la stessa cosa, anzi meglio perché te li può guadagnare, solo che si speciala, quindi non puoi attivare dei mai solduali che magari in questo mazzo è molto meglio Aneuata, quindi la scarti queste anche Daniel, quindi puoi fare un po' di cose tipo sì, è come non giocare l'extra. Sì, vabbè sì, qualcosa fai e forse anche contro Sembardo, perché comunque la fai sull'ultimo anello e contro gli FTK che adesso non ci sono più, grazie a Dio. Per quanto riguarda il mio torneo ho preso un Dino, un War Chalice, due Mirror Match e il terzo quinto turno contro un True Draco però Invoked. Quindi sono contento di com'è andata, il mazzo gira veramente benissimo. Siamo vicini alla top nazionale MDS. E auguriamo a Flavio domani a CCG. Con questa lista sempre, quindi questa se la lista vedete, già sapete come si dare contro di lui. Ringrazio anche i miei amici, ringrazio chi merita di essere ringraziato veramente. Tipo Villa no. Giangi soprattutto, ma anche un mio amico segreto che saprà di cosa sto parlando. E salutiamo il second place con Pendulum. Sì, tra poco arriverà anche il suo video in un'altra regione, altri gruppi segreti, altri Olimplate, ragazzi, i motociclisti, vabbè, capiranno loro. Quindi un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, bella.